niente più articoli per il Corriere, niente più servizi per la televisione, che pure l'aveva escluso per 5 anni. Alle 8 il suo cuore ha ceduto, già questa mattina aveva denunciato dei problemi, era ricoverato qui alla clinica Capitano da 10 giorni. Venerdì il primo aggravamento, sabato e domenica sembrava che le cose stessero meglio, poi questa mattina appunto la morte. Ci lascia 87 anni, la camera ardente è stata aperta praticamente subito qui in via Quadrolno, che è dietro questa, la struttura che qui vedete alle mie spalle. Già parecchia gente questa mattina è passata a rendere omaggio, ci sono già dei cartelli, ci sono già dei messaggi di cordoglio e di solidarietà. Molta gente comune, ci sono certo le persone conosciute, ma soprattutto gente comune, quella a cui Biagi tendenzialmente si rivolgeva. Era un giornalismo suo d'inchiesta, ma che si rivolgeva in maniera semplice alle persone semplici, alla gente normale. Elena Fusai ha realizzato un servizio sui primi commenti dei familiari e degli amici. Sentiamolo. Si è proprio addormentato sereno. C'eravamo noi. Vi siete stati vicino fino all'ultimo? Assolutamente sì. Io mi rendo conto, voi e tutti ricordate Enzo Biagi, io ricordo mio padre. Mezz'ora dopo l'annuncio della morte di Enzo Biagi, è la figlia Bice la prima ad uscire dalla clinica Capitanio. Ringrazia per l'affetto ricevuto da tutti, poi arrivano gli amici e i colleghi di sempre. È un grande amico, è un padre, è un fratello maggiore che ci ha insegnato la passione per questo mestiere, la libertà, che qualche volta ha un costo, e il grande rispetto per le persone. La cosa a cui lui farebbe più piacere è pensarlo Enzo Biagi di 23 anni, quando è andato sull'Appennino Tosco-Emiliano a fare il partigiano con grazia e libertà. Nella camera ardente il dolore privatissimo dei parenti più stretti, le figlie e i nipoti, a consolarli Paolo Mieli. Era l'amico dei momenti difficili, quello che c'è quando le cose vanno male e tutti si eclissano e c'è lui. Una grande presenza. Sul corpo di Enzo Biagi la cartolina consegnata da un suo amico partigiano, quella della divisione Bologna Giustizia e Libertà. Ha sul petto il distintivo di Giustizia e Libertà, perché era una delle cose più care, una delle cose di cui parlava di più ai partigiani. Anche questo mi piace ricordarlo.